Una casa intelligente per le persone con disabilità al centro della firma del protocollo d'intesa tra Regione Toscana, ASL Centro, Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e l'associazione Vorrei Prendere il Treno di Jacopo Melio, che è stata apposta nella sede dell'Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa, Empoli. Obiettivo, ha detto il presidente Rossi, creare un modello replicabile anche negli spazi pubblici. Bisogna partire da un lavoro già importante che è stato fatto, cominciare come si vuole fare qui, a realizzare esperienze concrete in una casa, in uno spazio pubblico. Molto è già stato fatto ad esempio per le biblioteche, ma si può pensare anche ad altri servizi pubblici, penso alle case del popolo, agli oratori. Conquiste che possono essere raggiunte a partire da strumenti che ogni giorno portiamo in tasca, come il telefono. Noi già con questo riusciamo, io stesso semplicemente, ad accendere la luce quando fa buio o aprire le finestre alla mattina. Ecco, quello sembra una sciocchezza, ma in realtà è già un pezzo di autonomia banalissima che si va a conquistare. Quello al centro del protocollo siglato a Empoli è uno dei primi progetti di smart home per permettere alle persone con disabilità motoria di essere autonome attraverso dispositivi che annullano gli ostacoli. Il progetto che sta dentro l'idea di accessibilità che già la Regione Toscana ha da tempo e che, sul quale lavoriamo su tanti fronti, sul fronte dell'accessibilità ai diritti, così come sul fronte dell'accessibilità alle opportunità, alla scuola, alla formazione, all'università, accessibilità all'impiantistica sportiva, accessibilità al lavoro, accessibilità anche alle strutture sanitarie.